Amici, bentornati in un nuovo video. So che non faccio video da molto. C'è anche il mio gatto che lo dice. Ciao B. Volevo fare i capelli rossi. Quindi preparerò l'ennè questa sera. Domani farò l'ennè e quindi proseguiremo in questo viaggio insieme. Ok? Va bene ragazzi, partiamo con il dire che ho comprato questo ennè Tanzarin. Ha questa consistenza molto molle, sa di erba tagliata, infatti ha un odore di merda. Questi sono solo 100, però io volevo tipo usarne solo uno, così magari quando vorrò rifarmelo potrò rifarmelo. E cominciamo con la preparazione. Allora ragazzi, per questa preparazione avremo bisogno di un recipiente non di ferro, quindi di conseguenza non utilizziamo nemmeno cucchiai di ferro, se ce li avete di plastica, se no di legno. Ho deciso di farmi un ennè con una composizione di tè e acqua. Io lo lascerò riposare tutta la notte e quindi il tè deve essere a una temperatura ambiente. Ho lasciato il mio composto riposare abbastanza, credo, e io avevo un pennello per i capelli, ma l'ho perso, l'ho perso. Quindi adesso dovrò adottare la tecnica delle mani e sarà pure spartana perché non ho guanti da parrucchiera. Molto bene, molto bene. Allora, spero possiate vedermi tutti. Scusate se parlo come un imbecille, ma ho tipo 10 lucciole in bocca. Comunque non che io sia una grande esperta di questa tecnica, anzi no. Qua ho già messo una maglietta brutta. Incominciamo. Ah, mamma mia. Ok, credo che sia stato applicato ovunque. Quindi prendo questi dread di poco malleabili e cerco di raccoglierli. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ma questa sarà la copertina. Oh mio Dio ragazzi, ma sembro un cavolo, non lo so, un sedano, non lo so, sembro pazza in ogni caso. Oh mio Dio, applichiamo la protezione. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ok, vado a lavarmi la faccia, perché tutti questi colori che ci sono sulla mia faccia rimarranno stampati come sulle mie mani. Ciao, mi vediamo di nuovo! Questo è il risultato con la luce, diciamo, incandescente, ad incandescenza. E questo è il risultato! E questo è il risultato alla luce del sole. Non penso cambi molto. Cioè, in realtà sembrano molto più, diciamo, intensamente arancioni. Però questo non è il colore definitivo, perché si assesta intorno al terzo giorno. Infatti, quando le mie mani saranno ancora più scure di così, sarà il colore definitivo. Ed ecco, questo è tutto, spero vi sia piaciuto il video, vi sconsiglio di mettere l'impacco per tutta la notte come ho fatto io, perché ho sofferto molto durante tutta questa notte, infatti mi sono svegliata alle 6 per togliermelo e poi mi sono ritornata a dormire e questo è il risultato finale. Grazie per l'ascolto. Ovviamente non vi prometto di fare più video perché sarebbe una presa per i fondelli, però sono contenta di avermene fatto uno così, come dire, sperimentale. Quindi un bacio a tutti, tanti auguri.